Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Il Consiglio Comunale di Catania ha votato all'unanimità l'adeguamento del regolamento per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in favore di alunni con disabilità che frequentano le scuole da quelle dell'infanzia fino alle superiori di secondo grado. Il nuovo regolamento, composto da 27 articoli, sostituisce quello del 2016, ormai superato dalle tante novità legislative intervenute, ed è stato proposto dalla Direzione Politiche Sociali. La direzione provinciale del Sindacato Italiano Appartenenti Polizia di Catania si è riunita per discutere la situazione dei propri lavoratori, che stanno affrontando molte difficoltà in questo momento. Nel dibattito tra i dirigenti sindacali di tutte le specialità della Polizia catanese è emersa una situazione di crisi per via delle carenze di organico e delle molte emergenze da affrontare. Il sindacato ha notato anche un aumento della microcriminalità e della sensazione di insicurezza fra i cittadini. Passiamo adesso allo sport, in particolare alla pallanuoto. Da domani a domenica si svolgeranno a Genova alla piscina Paganuzzi le Final Eight di Coppa Italia, due le formazioni siciliane presenti, il Circolo Canottieri Ortigia e il Telimal Palermo. L'Ortigia giocherà la prima partita domani alle 15 contro il Posillipo, mentre il Telimal incontrerà la prima in classifica, ovvero la Prorecco. E chiudiamo con il meteo. Domani in tutta la Sicilia continua l'alta pressione, che sta creando un clima stabile e soleggiato. In particolare lungo la costa tirrenica, quella ionica, quella meridionale, sull'Appennino e nelle zone interne, il cielo sarà principalmente sereno o leggermente nuvoloso per l'intera giornata. Le temperature sono in lieve rialzo sia nei valori massimi che in quelli minimi. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata.